Buonasera, sono Paolo Nicolazzo, presidente della Proloco di Platania. E nella giornata di domenica abbiamo chiuso la quinta tappa del Festival dell'Erranza e della Filoxenia che è giunto alla seconda edizione. E Platania quest'anno è stata impegnata per ben 3 giorni sull'idea di questo festival, dove siamo riusciti a coniugare non solo la cultura ma anche l'escursionismo con le attività ricreative. Abbiamo avuto un ottimo risultato in termini di presenze, in quanto nelle 3 giornate sono state presenti oltre 2.000 persone e pertanto di questa cosa ne siamo particolarmente fieri. Nella giornata di sabato abbiamo voluto estendere il concetto di filoxenia, per filoxenia si intende l'accoglienza dello straniero nel senso greco del termine. Noi abbiamo voluto estendere questo significato di accoglienza e siamo riusciti, grazie alla partecipazione di due associazioni lametine, il Girasole e la Lucky Friends, a portare a Platania ben 30 ragazzi disabili con i loro accompagnatori, una presenza che ha raggiunto le 100 unità e che sono rimaste molto soddisfatte non solo dell'accoglienza, che ovviamente è la nostra accoglienza meridionale e calabrese in particolare, ma anche per il sito dove sono stati portati, che è il borgo abbandonato di Panetti e la cascata della Tiglia. Di questa cosa ne siamo particolarmente orgogliosi, anzi invitiamo le autorità, le istituzioni a voler, come dire, prendere a cuore il tema della disabilità e soprattutto delle barriere architettoniche. Noi siamo riusciti a portare questi ragazzi a visitare il borgo abbandonato di Panetti, ma chiaramente per fare un vero e proprio percorso escursionistico a loro dedicato c'è tanto lavoro da fare. Nella giornata di domenica invece, grazie al naturalista, l'avvocato Francesco Bevilacqua, abbiamo valorizzato il Monte Castelluzzo, diciamo, sul confine tra Platania e Decollatura, dove è stata fatta un'escursione di carattere esperienziale, dove abbiamo messo come dire, in atto delle tecniche di immersione nella natura e anche questa ha riscosso un notevole risultato. Chiaramente non abbiamo intenzione di fermarci qui, abbiamo intenzione di coinvolgere altre realtà del nostro territorio. Questo non è un festival, come dire, è un festival itinerante, un festival che coinvolge più comuni del territorio del Reventino e su questa strada vogliamo come dire, insistere, continuare a coinvolgere altre realtà. Sicuramente per il prossimo anno abbiamo in mente di proporre ulteriori iniziative, ulteriori attività per cercare di portare questo festival sempre più in alto come qualità non solo organizzativa ma anche come qualità di contenuti.